Questa rubrica è offerta da Decathlon, il negozio degli sportivi. Prosegue il nostro viaggio tra i settori giovanili del Val d'Arno. Quest'oggi facciamo sosta a Pian di Scò, non per parlare di calcio, ma oggi siamo qua a parlare di pallavolo. Infatti conosciamo una realtà molto importante del nostro territorio come il Val d'Arno Volley Insieme, una realtà che si è sviluppata a Pian di Scò e che comprende sia il settore giovanile di Pian di Scò che quello di Figline Val d'Arno, e che ogni anno cresce sia nel numero dei propri iscritti che nell'importanza dei risultati sportivi che sta conseguendo anno dopo anno. Dal direttore sportivo Roberto Gattai una panoramica completa sulle attività del settore giovanile. Intanto preme dire che la Pallavolo Pian di Scò è una realtà relativamente giovane in questo settore, però siamo convinti che stiamo lavorando molto bene e quindi, pur essendo un paese piccolo con un bacino di utenza non paragonabile a San Giovanni, Montevarchi o Figline, nonostante tutto abbiamo creato un giro della pallavolo, specialmente soprattutto nel settore giovanile femminile, che ci ha portato in questi ultimi anni anche a dei risultati, diciamo, di primo livello. Quello che mi preme dire è che la società ha investito molto, specialmente da quest'anno, sugli allenatori, perché noi crediamo molto che il settore giovanile debba essere allenato da allenatori bravi e di livello, e quindi su quello crediamo molto. La risposta della popolazione è stata ottima, anche perché credo che questa società abbia negli anni passati seminato bene e questi sono i frutti che stiamo raccogliendo. Per quanto riguarda i campionati, dunque, siamo impegnati nell'Under 12, Under 13 e Under 16 nel settore giovanile, sempre femminile. E lavoriamo in collaborazione con Val d'Arno Insieme, con Figline Val d'Arno, ci scambiamo anche talvolta i giocatori e quindi cerchiamo sempre ogni anno di assemblare delle squadre competitive, non dico vincenti, ma competitive. Il presidente Marco Bonciani ha sottolineato l'aspetto sociale, mettendo in evidenza il grande appoggio ed il grande impegno da parte dei genitori. I nostri obiettivi, l'obiettivo principale, come avete visto, è quello di far fare sport alle ragazze, perché insomma è importante in un paese come il nostro ci sia la possibilità di dare, specialmente al femminile, la possibilità di aggregarsi e divertirsi. Abbiamo quasi 100 bambine, anzi abbiamo in questi giorni abbiamo iniziato una nuova attività con la leva e le piccoline, abbiamo ben 24. Niente, noi abbiamo, però già parlato anche a Tai, varie altre squadre, e siamo arrivati fino alla C quest'anno, un campionato che insieme al Val d'Arno Insieme siamo riusciti con le sue giocatrici a arrivare a un livello regionale. Niente, poi quello che noi facciamo, cerchiamo di farlo tutto a base di, insomma, con i genitori, insomma, non abbiamo una struttura, diciamo, specifica. Abbiamo strutturato le squadre, ogni squadra ha i propri genitori che si danno da fare per mandare avanti la squadra, i rapporti con l'arbitro, con le panchine e tutto. Insomma, diciamo, cerchiamo di rendere autonoma, insomma, un po' la squadra, anche perché siamo, diciamo, una società a conduzione familiare. Dall'Under 16 passiamo all'Under 13 con i coach Piccardi e Pelucchini, che hanno presentato questo giovane gruppo di ragazze che muove i primi passi nel mondo del volley. Io ho il gruppo dell'Under 13, mentre Luciano Pelucchini ha il gruppo dell'Under 12. È già il terzo anno che ho queste bambine e chiaramente le sto vedendo crescere di anno in anno e mi danno molta soddisfazione, sono sincera, perché si vedono proprio i progressi anche da un mese all'altro, tranquillamente.
Io mi sono trovata subito molto bene qui a Pian di Scop perché è un ambiente molto familiare, molto tranquillo, non ci sono pressioni di nessun genere, né da parte dei dirigenti e neanche da parte dei genitori, cosa che a volte invece succede in altre realtà. Si lavora molto bene qui. Noi per il campionato abbiamo iniziato la preparazione la prima settimana di settembre, procede tutto come da programma, cerchiamo di lavorare con le bambine a livello oltre che tecnico, anche a livello di gruppo, a livello di esperienza, a livello di stare insieme con loro, perché il campionato Under 12 è un campionato che la federazione ha indetto a livello promozionale, per cui non c'è un grosso agonismo, però praticamente ci sono delle partite, si fanno giocare tutte, le ragazze devono giocare tutte in campo, devono essere tutte presenti anche agli allenamenti. Adesso un focus sull'Under 16 con mister Collaianni che ci ha presentato la stagione appena iniziata. Il campionato che affronteremo, essendo al primo anno, non sarà facile. E noi lo affronteremo su Arezzo, nel comitato territoriale d'Arezzo. E il livello è medio-alto, nel senso rispetto ad altri territori magari si possono trovare squadre più equilibrate rispetto, ecco, magari quello che può essere il comitato di Firenze. Il lavoro principalmente che stiamo strutturando su questo gruppo è la crescita innanzitutto tecnica e la specializzazione dei ruoli, cosa non facile perché è un processo lungo, è dispendioso a livello di energie e di tempo soprattutto. Le ragazze stanno comunque affrontando con dedizione tutti gli allenamenti, abbiamo iniziato il 27 agosto, si sono allenate tutti i giorni con anche sedute doppie mattina e pomeriggio. Il nostro servizio termina qua, abbiamo conosciuto due realtà importanti del settore giovanile del Valdarno Volle Insieme, ovvero l'Under 16 e l'Under 13. Torneremo durante l'anno per conoscere ancora delle altre squadre e per approfondire le nostre conoscenze del Valdarno Volle Insieme.